Ciao a tutti, oggi parliamo dei disturbi del fegato e soprattutto vediamo di capire quali sono le cause principali. Le cause possono essere dovute a diversi fattori, i principali dei quali sono l'alimentazione, l'eccessiva stanchezza e debilitazione causata anche dallo stress, l'infiltrazione di cellule grasse all'interno dei tessuti epatici e le infezioni virali. I sintomi che si manifestano quando ci sono dei problemi al fegato possono essere anche questi diversi: stanchezza diffusa e soprattutto stanchezza postprandiale, cioè che si manifesta subito dopo mangiato, forte nausea con inappetenza, mal di testa, colorito giallognolo e feci molto chiare, quindi bisogna controllare. Ogni disturbo ha anche un'accezione, un significato simbolico. Il fegato è considerato il centro, il focolaio della rabbia e della frustrazione, e quindi chi avverte un'infiammazione o accusa una malattia al fegato solitamente è una persona che sente di non aver potuto esprimere la propria rabbia, la propria frustrazione o comunque i propri sentimenti di fronte a un torto o un'ingiustizia subita. Quando il fegato si ammala o accusa dei disturbi, la natura può veramente offrire delle soluzioni molto più della chimica. E infatti esistono diversi rimedi per la salute del fegato. Vediamo quali sono. Come rimedi erboristici abbiamo il cardo, il carciofo, il tarassaco e la silimarina. Mentre come rimedi a base di gemmoderivati, che effettuano un drenaggio più blando ma più profondo, abbiamo il gemmoderivato di segale, di rosmarino e di ginepro. Per la salute del fegato ovviamente anche l'alimentazione è determinante secondo la naturopatia, quindi per prevenire e curare i disturbi epatici si consiglia di eliminare e ridurre drasticamente l'eccesso di grassi, quindi attenzione ai latticini e ai fritti, e l'eccesso di alcolici, quindi mi raccomando non bere troppo, fare attenzione, perché tutto questo va ad appesantire il carico del fegato. E allora quali cibi si possono inserire per avere invece dei benefici a favore del fegato? Beh, tutti i cibi crudi sono veramente un tocca sana per questo organo, ed in particolare le erbe e le radici amare. E per concludere, un classico rimedio della nonna sempre efficace: alla sera, quando si va a dormire, applicare sul fegato un impacco di acqua calda. Come? Con la boule dell'acqua calda, perché il calore ha la capacità di rigenerare le cellule epatiche e quindi aiuta il fegato nel suo naturale lavoro di depurazione che compie durante la notte. Vi è piaciuto questo video? Allora iscrivetevi al canale, cliccate mi piace, condividetelo e lasciate un commento. Se avete domande personali, scrivetemi alla mail che trovate qui sotto e vi risponderò. Ci vediamo per una prossima videopillola di naturopatia. Ciao a tutti!